Mamma, ma che fai per lei da sola adesso? Poi che hai cercato? Io non ci credo che tuo fratello è ossessore. Omosessuale. Ma io sono la madre, me ne sarei accorta, no? E invece niente. Le mine vaghanti di Ferzan Özpetek al Teatro Petrarca di Arezzo, una prima regia teatrale, quella del regista turco che ha messo in scena l'adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici, vincitore nel 2010 di 2 premi David di Donatello e di 5 nastri d'argento. La storia di Mine Vaganti è raccontata in modo leggero, si ride anche tanto, però non mancano spunti di riflessione, anche di commozione, di magia. È stato bravo a riportare in teatro una storia che lui aveva fatto al cinema e con il linguaggio teatrale, cioè lo spettacolo scorre sempre, non ci sono pause ed è stato bravo, abbiamo lavorato bene insieme. Al centro della vicenda la famiglia Cantone, proprietaria di un pastificio in un piccolo paese del sud con le sue radicate tradizioni culturali altoborghesi e di un padre desideroso di lasciare in eredità l'azienda ai figli. Tutto precipita quando il figlio Antonio si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il secondogenito Tommaso, tornato anche lui da Roma per raccontare la sua verità. Tu lo sapevi, di la verità, tu l'hai sempre saputo. Sempre no, ma me l'aveva detto. Ecco. Ma poteva anche non dirmelo, cosa cambia? Per te che cosa cambia? Antonio è sempre tuo figlio oppure no? Senza nessun moralismo fa capire quanto sia fondamentale la libertà individuale di ogni essere umano, accogliere qualunque espressione, anche non conforme o non, e non parlo solo dell'omosessualità di uno dei figli, ma anche dell'altro che vuole fare lo scrittore, non l'industriale della pasta. Insomma, quanto sia fondamentale l'educazione alla comprensione che qualunque scelta individuale vada rispettata.